Cari amici di WeTech.it, oggi vi parliamo del proiettore di Eclever, un prodotto dal prezzo molto contenuto, ma che allo stesso tempo offre una qualità discreta. Il proiettore CP01 è un prodotto del noto marchio Eclever che, come altri prodotti dell'azienda, ha sì un prezzo contenuto, ma anche una qualità maggiore rispetto ad altri prodotti con prezzo equivalente. Il prodotto ci arriva in uno scatolo che all'interno contiene ben protetti il proiettore, il cavo per l'alimentazione, l'adattatore per l'ingresso RCA, il telecomando, il manuale d'uso in lingua inglese e il talloncino per la garanzia. Le dimensioni del proiettore sono di 21 cm di larghezza, 14,5 di altezza e 8 di spessore, mentre il peso è di circa 1 kg. Nella parte superiore troviamo il tasto per l'accensione e lo spegnimento e l'indicatore LED, mentre inferiormente troviamo 5 piedini, fra cui uno che potrà essere svitato per regolare l'altezza del proiettore. Sul retro poi troviamo tutte le porte necessarie per un proiettore, infatti oltre all'ingresso per l'alimentazione e al tasto on/off troviamo un ingresso USB per i contenuti multimediali, un ingresso HDMI, un'uscita ed un ingresso jack da 3,5 mm, il sensore per il telecomando ed un ingresso VGA. Inoltre in basso troviamo il tastino per la sistemazione del trapezio proiettato. Tutti gli altri tasti per interagire con le funzionalità del proiettore sono disponibili sul telecomando, dove troviamo il controllo delle sorgenti, del volume, dei file multimediali ed il tasto per l'accesso al menu. Il proiettore è una lampada LED che proietta ad una risoluzione nativa di 800x400 pixel, ma supporta risoluzioni fino a 1920x1080 pixel. Le dimensioni di proiezione variano dai 20 pollici a circa 1,20 m di distanza fino a 80 pollici a circa 2,30 m. Una volta collegata all'alimentazione e premuto il tasto per l'accensione sul proiettore o dal telecomando, e dopo aver sistemato la messa a fuoco della lente e il trapezio dal tastino sul retro, il proiettore sarà attivo e pronto all'uso. Dal tasto Source è possibile scegliere la sorgente tra AV, PC, HDMI e USB. Scegliendo la sorgente USB, saremo in grado di riprodurre file multimediali da un dispositivo esterno come un hard disk o una pendrive. Tra i formati compatibili troviamo AVI, MKV, MOV ed MP4 per i video, JPEG, MPG e PNG per le immagini, MP3 e VMA per gli audio e TXT per eventuali file di solo testo. La riproduzione dei file avviene in modo fluido e senza interruzioni. Questo rende ancora più portatile il prodotto, in quanto non sarà necessario collegare necessariamente una fonte esterna come un notebook, ma basterà a collegare una semplice pendrive. Accedendo al menu possiamo settare nella sezione immagine la modalità di immagine, la temperatura del colore, il formato, la riduzione del rumore e la modalità di taglio dell'immagine in ingresso alla porta HDMI. Nella sezione audio la modalità di suono, il bilanciamento, il volume automatico e l'equalizzatore. Nella sezione ora troviamo il settaggio della data e ora e diversi timer di spegnimento programmato, accensione programmata e autospegnimento. Nella sezione sistema possiamo settare la lingua, ripristinare le impostazioni predefinite, settare il metodo di visualizzazione del menu, impostare il metodo di proiezione e lo zoom. Infine, troviamo la sezione per gli aggiornamenti soft. Concludendo, il proiettore di Eclever mi ha veramente sorpreso, in quanto visto il prezzo relativamente basso su Amazon di 89,99 € offre una qualità discreta. L'audio riprodotto dallo speaker integrato di 2 watt non è sicuramente dei migliori. Ho risolto il problema collegando uno speaker dall'uscita jack sul retro. La ventola integrata è un po' rumorosa rispetto ad altre, ma una volta iniziata la produzione, l'audio la sovrappone e non darà nessun tipo di fastidio. Consiglio questo prodotto a tutti coloro che vorrebbero avere un mini cinema di qualità media nella propria stanza, mantenendo però prezzi abbastanza bassi. Ciao a tutti amici da Gabriele per WeTech.it.